Massimo un giorno ha incontrato un bambino, gli ha chiesto di che squadra era, che squadra tifava, e lui ci ha detto il Barcellona. Magari si aspettava, non so, il Napoli, la Roma, la Juventus. È un bambino di Napoli, anche il Napoli, e invece gli ha detto il Barcellona. Ed è qui è venuta fuori un ragionamento, cioè i bambini di oggi non sono ancorati alla loro realtà cittadina, paesana, ma sono cittadini dell'Europa. E inizialmente era semplicemente cercare uno scambio di opinioni su come raccontare un pezzo di storia della scuola o della UIL. E poi invece, andando avanti, durata questa ideazione più di un anno, abbiamo un po' creato questo puzzle e siamo arrivati alla struttura attuale, dove questo libro, la sua caratteristica è quella di avere più letture, e ci siamo un po' ritrovati su dei messaggi e delle modalità di comunicare molto condivise tra Luigi, Nardo, Ettore Vitale ed io. Beh, una certa emozione, quindi lavorare con loro è un modo piacevole di lavorare. E quindi abbastanza naturalmente è venuto questo testo, che è fatto di una comunicazione fatta con bellissime immagini, tra l'altro bellissime fotografie anche, di cronaca di 25 anni di storia italiana e anche dell'Europa e del mondo. E dentro c'è un filo conduttore, un filo che ci porta dall'inizio alla fine, che è quello della scuola. Poi delle elaborazioni, un piccolo saggetto, io lo chiamo, di carattere un po' più generale, sulla scuola, sulla politica, sui valori. Non è solo la scuola cambiata, è cambiato il mondo, è cambiata la società dal punto di vista economico, sociale, dal punto di vista politico. Ecco, quello che ho fatto io è raccontare questi 30 anni di storia italiana, di storia europea, di storia internazionale. Che, questa è la mia opinione, quindi non è nel testo in generale, io vedo molto nell'Europa, cioè la nostra arretratezza è perché abbiamo poca Europa, e quindi il percorso che ci attende per i prossimi anni, a mio parere, sarà molto veloce, di un sistema molto integrato, e più ci avviciniamo oggi a ciò che sarà una nuova dimensione europea, probabilmente meglio sarà. L'Italia ha delle straordinarie esperienze, delle competenze, delle professionalità, una storia, quindi l'Italia è uno dei paesi guida di questa nuova Europa che pian piano si sta costruendo, quindi bisogna guardare con attenzione e con positività. Strada facendo abbiamo aumentato l'intervento scritto e visuale. Poi c'è una cosa più generale, un'attenzione a fare bene ognuno il proprio. Io questo l'ho riportato nella parte che scrivo io, una considerazione che mi aveva molto colpito vedendo un film sul giornalista del Mattino Siani, che era stato ucciso dalla Camorra, il quale faceva il cronista un po' d'assalto, cercava le notizie, e il suo capo redattore gli diceva: ma guarda, ma chi te lo fa fare? Si può fare il giornalista normale, tu stai facendo il giornalista giornalista, basta che fai il giornalista normale, ti troverai meglio. Ecco, io penso che invece il sindacalista deve fare il sindacalista sindacalista, l'insegnante l'insegnante insegnante. Ecco, ognuno fare bene questa, guardando alle sfide della novità, mettendoci tanto di proprio. L'importanza della scuola, l'importanza di un buon insegnamento poi può portare nella vita ad avere dei risultati eccezionali, ad avere grande successo. Papa Benedetto XVI, quando ha annunciato al mondo in latino le sue dimissioni, un fatto assolutamente epocale, e come l'ha saputo il mondo questa notizia? L'ha saputa attraverso una collega, una giornalista dell'ANSA, che, conoscendo il latino, ha tradotto immediatamente, ha capito che quello che stava dicendo il Papa era un fatto eccezionale, cioè lui stava dando le sue dimissioni in latino. C'erano altri colleghi che conoscevano l'inglese, lo spagnolo, il francese, ma non conoscevano il latino. Da quella collega, la sua insegnante di latino, le ha dato un'opportunità in più, le ha dato l'opportunità di fare lo scoop della sua vita, uno scoop che qualsiasi giornalista sogna. Poi c'è la lettura di queste belle immagini fotografiche, in bianco e nero, con personaggi noti, per cui anche qui
cioè la memoria delle cose che noi conosciamo, che avevamo in qualche modo assopito e quindi riprendono vita. Raccontare la scuola attraverso la società, ed è quello che ho fatto in questo libro. 30 anni fa noi andavamo, telefonavamo, non c'erano i cellulari, c'era la lira, andavamo con delle macchine praticamente completamente diverse da quelle che sono oggi. Era un mondo completamente diverso. E come si è evoluto il mondo della scuola? Come si è evoluta la società? Ecco, questo è quello che abbiamo raccontato in questo libro. Sì, diciamo che per un certo verso le cose sono abbastanza semplici, sembra quasi che le cose che non funzionano in modo quasi voluto, perché sarebbe molto semplice farle funzionare, basterebbe poco, ecco, forse è questo. E raccontando un po' di cose avvenute e alcune riflessioni sul ruolo che il sindacato svolge, il ruolo importante della scuola, il ruolo degli insegnanti con i propri studenti, l'attenzione alla cultura, all'ambiente, insomma ci sono varie chiavi di lettura, il principio che ogni persona, ogni individuo è importante per quello che fa, per quello che è, quindi questa concezione un po' ottocentesca della massa viene un po' sgretolata. Questo può essere una chiave di lettura che indica una sorta di ottimismo per il futuro. Raccontare quelli che sono quello che è l'impegno dei professori, di chi lavora nella scuola, attraverso il lavoro quotidiano, attraverso l'impegno anche sindacale. Questo libro, ecco, racconta praticamente 30 anni della storia della scuola e della storia del nostro paese. C'è il testo anno per anno del giornalista e poi ci sono le foto, quindi sfogliando questo libro si ha una sensazione di letture incrociate, questo è forse il valore di questo libro. Diciamo che è un lavoro d'équipe, per cui non è il libro scritto a una sola mano, è un libro scritto a tre mani se vogliamo. Poi questo fatto di aver interpretato i miei segni del passato in una chiave diversa mi ha dato un'ulteriore spinta, un'emozione che praticamente si è aggiunta all'idea di progettare un libro insieme a Massimo Di Menna, a Luigi Nardo poi, e quindi raccontando la storia della scuola che io conosco ovviamente abbastanza bene. Ci sono tre attori diversi, uno è il giornalista, sono io, l'altro è il sindacalista e l'altro autore è un grafico molto, molto noto, molto famoso. Per dare una consistenza, un'immagine diversa all'immagine della scuola. Poi c'è la lettura di queste illustrazioni che hanno una serie di simbologie che hanno forse bisogno di essere decodificate, ma ognuno di noi quando vede un'illustrazione, un disegno, decodifica questa illustrazione, questo disegno con la propria conoscenza e con la propria cultura. E ognuno di noi ha messo la sua esperienza, le sue conoscenze, la sua professionalità. È un libro che possono leggere i ragazzi delle scuole elementari, possono leggere persone, professori universitari. È un libro anche curioso perché racconta tutto quello che è successo in 30 anni, dai fatti di terrorismo allo sport, alla cultura, i Nobel che sono stati vinti, al cinema, si racconta tutto in questo libro, però il filo conduttore è sempre la scuola. L'elemento comune è quella piccola frase che c'è alla fine, cioè appunti per il futuro, questa credo che sia un po' la chiave di lettura che possa riassumere questo sforzo comune, che mentre ha richiesto molto tempo per essere pensato, poi nella realizzazione è stato molto rapido. Ora vediamo che reazioni crea, se piace, se crea degli stimoli, insomma.